Diciamo che l'area di cui ci occupiamo nella prima parte dell'incontro di questa sera è sostegno al reddito e liquidità. Cosa intendiamo con questa espressione? Intendiamo quel complesso di misure stratificate nel tempo di sostegno ai datori di lavoro e ai lavoratori in conseguenza di eventi o situazioni di difficoltà economica. La sezione R del manuale comprende la sospensione di pagamenti tributari, pignoratizi e protesti. La scheda R1, che vediamo ora, riguarda l'attività di riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Sono stati estesi, con l'ultima, parte normativa, dapprima i termini di pagamento delle cartelle notificate dal 1 settembre al 31 dicembre 2021. Successivamente i termini di pagamento delle cartelle notificate tra il 1 gennaio e il 31 marzo 2022. In entrambi i casi l'estensione è a 180 giorni dalla notifica rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti, senza oneri aggiuntivi. L'estensione del termine si applica nonostante sulle stampe delle cartelle possa essere riportato il termine di 60 giorni. Nella sezione R troviamo altre schede che non sono oggetto della presente formazione. Abbiamo indicato accanto ai singoli temi i numeri di riferimento delle schede per rendere più agevole ad ogni operatore poi di individuare nel manuale dei diritti online la scheda che interessa in relazione al tema che la persona che stiamo seguendo ci sottopone. Nella sezione R quindi troviamo schede su questi temi, imposte sui redditi, ritenute, contributi previdenziali e IVA per titolari di partita IVA, contributi previdenziali INPS e casse professionali, tributi locali, esonero contributivo per i lavoratori autonomi, saldo e stralcio delle cartelle esattoriali. Veniamo invece alla scheda S1, che è quella sul sostegno al reddito, alla liquidità e ai datori di lavoro in senso stretto. Possiamo dire che alla luce della normativa vigente, la situazione di emergenza si sta leggermente affievolendo, nel senso che stanno progressivamente venendo meno quelle misure di integrazione salariale generalizzate, mentre permangono talune estensioni limitatamente a determinate categorie di lavoratori. Nella scheda sono indicati in maniera più analitica i destinatari e le tipologie delle situazioni che ancora usufruiscono di varie forme di integrazione salariale. Integrazione salariale per lavoratori a domicilio e apprendisti è l'oggetto della scheda S1 Ter. Sono state apportate modifiche alla disciplina sui trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale. In particolare, con riferimento ai periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1 gennaio 2022, è stata estesa l'applicazione ai lavoratori a domicilio alle tipologie di lavoratori apprendisti finora escluse. Esistono tre tipologie di contratti di apprendistato, diverse per finalità, soggetti destinatari e profili normativi. Abbiamo una tipologia di apprendistato per qualifica e diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e certificato di specializzazione tecnica superiore. Abbiamo un apprendistato professionalizzante e un apprendistato di alta formazione di ricerca. Per usufruire del trattamento di integrazione salariale, il requisito di anzianità è ridotto da 90 a 30 giorni. La sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro non deve pregiudicare il completamento del percorso formativo. I lavoratori che fruiscono dei trattamenti straordinari di integrazione salariale hanno l'obbligo di partecipare ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione. È stato mantenuto l'assegno di ricollocazione, che è l'oggetto della scheda S3 bis, e che è uno strumento che aiuta le persone a ricollocarsi nel mercato del lavoro. Consiste in un importo da utilizzare presso i soggetti che forniscono servizi di assistenza personalizzata per la ricerca di occupazione, centri per l'impiego o enti accreditati ai servizi per il lavoro. La scheda contiene le informazioni dettagliate sull'importo e sulle relazioni con le altre misure esistenti di sostegno al reddito. Riguardo poi all'indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa, cosiddetta ISCRO,
è un ammortizzatore sociale introdotto dalla legge di bilancio 2021 ed è rivolto agli iscritti alla gestione separata dell'INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo. La misura di sostegno prevede l'erogazione di un'indennità mensile oscillante tra i 250 e gli 800 euro a seconda dei requisiti posseduti dal richiedente. L'indennità è prevista ancora per il 2022 e per il 2023 e la domanda relativa va presentata all'INPS entro il 31 ottobre di ciascun anno degli anni interessati. È attivo il servizio online per la presentazione della domanda. Riguardo ai lavoratori autonomi è mantenuto il programma GOL, Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori. Vengono estese ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale le misure di assistenza intensiva all'inserimento occupazionale del programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori. L'obiettivo è quello di migliorare l'accesso alle informazioni sul mercato e ai servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA. Il programma GOL è appunto finalizzato all'inserimento occupazionale mediante l'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro nell'ambito del patto di servizio personalizzato stipulato tra i soggetti disoccupati e i centri per l'impiego. Lo sportello dedicato al lavoro autonomo raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le informazioni ai professionisti e alle imprese che ne facciano richiesta e queste informazioni sono relative a procedure per l'avvio di attività autonome, nonché per le eventuali trasformazioni, per l'accesso a commesse ed appalti pubblici e per l'accesso alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali. Nella sezione S, sostegno al reddito, alla liquidità e ai datori di lavoro, sono presenti altre schede che riguardano l'anticipazione della cassa integrazione guadagni con una modulistica che è ancora valida, schede sul lavoro autonomo riguardanti artigiani e commercianti, comprende i titolari di imprese commerciali e di servizi, collaboratori e professionisti con partita IVA iscritti alla gestione separata INPS, professionisti iscritti a casse professionali autonome, collaboratori sportivi, fondo per il sostegno alle associazioni e società sportive dilettantistiche. Inoltre quello che riguarda il reddito di cittadinanza e di emergenza, i lavoratori dello spettacolo, agricoli, pescatori autonomi, stagionali, norme sui licenziamenti e sui rinnovi dei contratti a tempo determinato, reddito di ultima istanza per professionisti disabili, credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, misure di sostegno per il settore turistico, indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale. Vi abbiamo inserito i temi perché poi l'obiettivo del manuale di diritti è quello di invogliare tutti gli operatori a navigare nel manuale per scoprire quali sono i temi di interesse e arrivare subito alla scheda che interessa le persone che stiamo seguendo nei PTA e CTA corrispondenti. Al termine della scheda S17 incontriamo una scheda note che riguarda la NASPI, la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego. Questa riguarda l'ampliamento delle categorie di lavoratori beneficiari, includendo gli operai agricoli a tempo determinato e gli apprendisti. È stato abolito il requisito di 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi, già sospeso peraltro dal 23 marzo al 31 dicembre 2021. Sono state introdotte modifiche al meccanismo di calcolo della riduzione progressiva dell'indennità e altri due requisiti devono ricorrere congiuntamente, che i lavoratori siano in stato di disoccupazione e che i lavoratori possano far valere nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione almeno 13 settimane di contribuzione. In relazione agli eventi di disoccupazione verificatesi dal 1 gennaio 2022, l'indennità si riduce ogni mese del 3% dal primo giorno del 6° mese di fruizione, viene corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1 gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, e non può in ogni caso superare la durata massima di 12 mesi.
Riguardo poi ad altre misure che sono oggetto, saranno oggetto del manuale, possiamo dire che all'esame del Senato il decreto legge numero 4 del 2022, cosiddetto sostegni ter. Già nella precedente formazione dello scorso anno ci eravamo occupati del sostegni e del decreto legge sostegni bis. In esso sono previste misure in ambiti che interessano questa sezione del manuale, ma siamo in attesa che venga terminato l'iter di approvazione del decreto e siano adottati, ove previsti, i provvedimenti di attuazione che poi consentono alle singole misure di essere operativi. Diciamo che vi anticipiamo alcuni dei temi che molto probabilmente saranno oggetto delle schede da inserire nel manuale. Sospensione dei versamenti è prevista per il mese di gennaio 2022, la sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, nonché delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale IRPEF. I versamenti sospesi sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2022. Contributi a fondo perduto, probabilmente si tratterà di riscrivere completamente una scheda del manuale. Comunque, al momento il decreto riconosce a favore delle imprese più danneggiate dalle misure restrittive, locali di commercio, bar, ristoranti, imprese di catering, imprese organizzatrici di feste, di cerimonie, gestori di piscine, nei termini e secondo le modalità che saranno definiti da un provvedimento successivo del Ministero dello Sviluppo Economico. Anche nell'ambito del settore turistico, il decreto legge contiene un pacchetto di misure che appunto dovranno ancora essere approvate. La sezione sostegno reddito e di liquidità si completa con una ulteriore parte relativa alle misure in favore del datore di lavoro. In questa sezione, la T, sono descritti gli esoneri contributivi per le imprese che non richiedono trattamenti di integrazione salariale o che procedono a nuove assunzioni. Abbiamo aggiunto infine la scheda I8 relativa al fondo caregiver familiare. Perché c'è una durata prevista fino al 2023 e riguarda interventi legislativi che riconoscono il valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare. Questa scheda rientra nella sezione disabilità del settore famiglia, genitori e persone. Chi è il caregiver familiare? È la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile, tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero di un familiare entro il terzo grado, il quale, a causa di malattia, infermità o disabilità, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido, bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata o sia titolare di indennità di accompagnamento. Le modalità per l'accesso al fondo sono definite, saranno definite da appositi provvedimenti. In realtà il fondo è finanziato fino al 2023 e devono essere approvati, sono all'esame di un ramo del Parlamento dei disegni di legge che definiranno la figura del caregiver e produrranno poi quei provvedimenti attuativi che renderanno operativa questa preziosa misura per le famiglie. E questa è la mia presentazione, io ora interrompo lo schermo e mi scuso ancora di non essere stata in grado di farla a schermo completo. Grazie Anna Rita. Allora, non c'è stata la presentazione metodologica, non la facciamo adesso, ma in sostanza chi vuole fare domande può o premere in basso al centro la manina, così io vi vedo e vi do la parola, oppure scriverlo al lato nella chat che tutti avete a disposizione. Al centro in basso c'è un richiamo che si può cliccare con il mouse e scrivere. Io non ho domande scritte e in questo momento non ho richieste. Ecco, Claudio, a te la parola. Lo devi sbloccare, lo sblocco tutti i microfoni. Sto sbloccando lui, ma non, evidentemente c'è il comando tu, Ecco, Alberto. bloccato. No, era soltanto per avere una conferma se ho capito bene. Il fondo
caregiver familiare potrebbe interessare un paio di nostri assistiti, in realtà ancora non c'è niente. Operativamente non si può fare niente. No, diciamo che in Senato è iniziata già da un paio di anni la discussione del disegno di legge 1461 ed altri. Questo è stato assunto come testo base perché quando qualche anno fa è stata introdotta la figura del caregiver familiare, in realtà il fondo è stato destinato a finanziare interventi legislativi che in realtà devono essere ancora approvati. Quindi ci sono i fondi, però manca la struttura normativa e quindi diciamo non è operativa. Però è una figura importante, il fatto che sia riconosciuta e sicuramente dà una garanzia che prima della fine della legislatura possa essere chissà approvato. Grazie. Prego. Sì, la domanda di Claudio era contingente, comunque, è chiaro. C'è invece Raffaella che chiede, per il fondo caregiver sono comprese anche le persone che hanno la 104? Parla della 104 e 92, ovviamente, la norma sull'handicap. In realtà sarà poi la legge che sarà approvata per definire a livello proprio concreto la figura del caregiver e come verrà disposto il pagamento a stabilire anche queste categorie. Diciamo che era prevista qualcosa del genere nella struttura normativa che aveva disposto inizialmente la creazione, l'individuazione della figura. Però io lascerei proprio diciamo che la scheda, non che sia incompleta, dice ora quello che può dire, ma l'intervento legislativo successivo che ancora non c'è, che dovrà definire tutti i profili giuridici ed economici per dare concretezza a questa figura. Quindi la risposta è un po' prematuro in questo momento. La risposta a Raffaella è che ad ora questo istituto non è così considerato. No. Altre domande? Aspettate che c'è una richiesta. No. Altre domande, richieste di intervento? Allora, io non vedo né richieste di intervento né domande scritte, quindi, come diceva quello, non ve la do per uno, non ve la do per due, non ve la do per tre, starei per passare la parola a Massimo Soraci per affrontare l'area tematica sulle pensioni. A te la parola, Massimo. Grazie, io condivido lo schermo e a me il compito quindi di presentare questa nuova area tematica del manuale che abbiamo inserito da poco e facendo una premessa: nessuno si chiede di diventare un esperto di diritto previdenziale o di pensioni, a meno che non abbia già le competenze perché viene da quel lavoro, ma lo scopo è darvi degli strumenti, dei concetti base, una terminologia per saper leggere nel fiume di parole con cui la persona che ci chiede di essere ascoltata presenta i suoi problemi, qualche traccia di un possibile bisogno intervento per poi indirizzarlo a chi è in grado di assisterlo, cioè un patronato o un consulente o al limite i nostri servizi centrali Caritas Diocesana. Detto questo, ci diciamo innanzitutto che cosa si intende per pensione. La pensione è una rendita o un indennizzo a pagamento periodico, normalmente mensile, riconosciuto a soggetti a determinate condizioni, cioè requisiti secondo i termini usati dalla normativa. In alcuni casi la pensione è trasmissibile ai superstiti, altro termine da tenere a mente, che sono i coniugi o i familiari a carico. Due macro categorie potremmo dire di pensioni: le pensioni da lavoro, cioè derivanti da contributo versate, che sono le pensioni propriamente dette, e le pensioni e assegni socioassistenziali, che non tratteremo questa sera perché le relative schede devono essere ancora caricate nel manuale, che derivano da un evento che ha determinato per la persona una condizione di svantaggio e quindi gli viene riconosciuto un assegno che appunto ha finalità socioassistenziale e non deriva dal fatto che abbia lavorato, potrebbe anche non averla mai lavorato. Le pensioni da lavoro spettano quindi sulla base di contributi versati in conseguenza dello svolgimento di attività lavorativa. In Italia è obbligatoria l'iscrizione all'AGO, Assicurazione Generale Ordinaria, gestita da un ente pubblico, cioè dall'INPS, per i dipendenti pubblici e privati, per gli artigiani e i commercianti, per tutti i lavoratori autonomi, liberi professionisti e parasubordinati in gestione separata. Il diritto alla pensione, quindi pubblica,
è riconosciuto sostanzialmente sulla base di due requisiti di base: l'età e l'anzianità contributiva, cioè gli anni di contributi versati. Poi ci sono anche altri requisiti e lo vedremo dopo. Quindi in Italia esiste un sistema pensionistico pubblico, ringraziando veramente Dio e la politica che ce l'ha dato. Nasce nel 1895 col sistema delle pensioni dei dipendenti statali. Nel 1919 nasce il primo abbozzo del Lago, che era per alcune categorie di operai che comunque si pagavano i contributi da soli, non li pagava il datore di lavoro, saltando fino a dicembre 92, in cui era in vigore questo sistema retributivo, cioè la pensione era calcolata sulla retribuzione percepita negli ultimi anni di lavoro, per cui uno poteva sapere che se prendeva uno stipendio di un certo importo, la prima pensione sarebbe stata una percentuale di quello stipendio. Non è più così oggi, c'è stata tutta una serie di riforme. Da quell'Amato del 92 fino alla riforma Monti del 2011, che non avevano lo scopo, come potrebbe suggerire il termine riforma, di migliorare la vita dei cittadini, cioè dei pensionati, ma di rendere sostenibile il sistema. E quindi queste riforme hanno operato dei tagli negli importi delle pensioni e nelle loro rivalutazioni, degli innalzamenti dell'età e soprattutto introdotto il sistema contributivo, per cui di fatto per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996 la pensione è interamente calcolata in proporzione ai contributi versati, cosa che chiaramente determina degli svantaggi, specialmente per chi ha basse retribuzioni o periodi di contribuzione discontinui. Questo slide vi vuole dare l'idea della giungla che sono oggi le pensioni, non la analizziamo, poi ve la troverete nelle slide. Questa tabella, veramente una giungla fitta e piena di nebbia. Come vedete, nel 2022 ci sono 11 modi diversi di uscire dal lavoro con diversi requisiti di età e di anni di contributo, con la possibilità di avere delle finestre per cui la pensione viene erogata a decorso un certo tempo dal momento in cui si matura il diritto. La più divertente è quella che chiamano vecchiaia giovani per chi ha 71 anni. Il paradosso nasce dal fatto che sono considerati giovani previdenzialmente, cioè che hanno versato pochi anni di contributi, però essendo contributivo la pensione attesa di 71enne sarebbe veramente misera, penso anche inferiore al reddito di cittadinanza. Infatti, e questo è anche per darvi un'altra idea generale, vedete che c'è un grosso scostamento oggi, secondo i due scenari di possibile rivalutazione delle pensioni a seconda della crescita del PIL, uno scostamento, dicevo, tra il reddito mensile e la pensione che la persona può andare a percepire. Questo è anche importante saperlo per non avere e non alimentare nei nostri assistiti aspettative irrealistiche. Ci può essere appunto una pensione che è il 70% anche meno dell'ultimo reddito percepito per i dipendenti e ancora peggio per i lavoratori autonomi, dove un artigiano o commerciante che abbia dichiarato un reddito di 1.500 euro al mese, e non sono molti ad arrivarci, prenderebbe una pensione di poco più di 900 euro. Ma questo diciamo non dovete saperlo, è solo per darvi un'idea e un riferimento. Oltre alla gestione INPS, in Italia esistono anche 22 casse professionali autonomi, che sono per tutti i liberi professionisti, avvocati, medici, ingegneri, architetti, psicologi, eccetera. Dentro la gestione INPS ormai c'è tutto il resto per quanto riguarda appunto la gestione pubblica, cioè il fondo lavoratori dipendenti, tutti i fondi speciali di alcune categorie che sono talmente infiniti che non ne parleremo e non ne parla nemmeno il manuale, perché entreremo in una gestione veramente specialistica, forze armate, forze dell'ordine, gente dell'aria, marittimi, lavoratori dello spettacolo, sarebbe ecco, una giungla della giungla, anzi proprio delle sabbie mobili. Poi c'è l'ex fondo INPDAP per i dipendenti pubblici, prima esistevano fondi specifici per ogni categoria di dipendenti pubblici, enti locali, Stato, eccetera, venne unificato nell'INPDAP e poi è confluito tutto nell'INPS, e tutto quello che riguarda l'assicurazione generale ordinaria di artigiani, commercianti, professionisti senza casse autonome e lavoratori parasubordinati. Alla previdenza pubblica si affianca dal 2005 la previdenza complementare. Questo ve lo
diciamo, perché possiate anche capire se una persona vi presenta una situazione in cui ha accumulato dei contributi di previdenza complementare, il cosiddetto secondo pilastro del sistema pensionistico, che è stato introdotto per integrare la pensione pubblica, ipotizzandone una insufficienza a garantire un tenore di vita ragionevole. Quindi, finché una persona ha stipendi e magari col concorso del datore di lavoro che può versare in parte la contribuzione, potrebbe accumulare un montante che poi gli dà un'integrazione della pensione. A differenza della pensione pubblica, la previdenza complementare è completamente libera e volontaria. Ogni persona è titolare di un conto individuale con sistema a capitalizzazione come un conto bancario, cioè lì ci sono i suoi contributi. Di per sé gli oneri sono a carico del lavoratore, però in alcune realtà un po' più fortunate contribuiscono anche i datori di lavoro che ne hanno un beneficio fiscale. I fondi pensione sono di tre tipi, questo lo potreste sentir dire, fondi chiusi, sono dei fondi di categoria, metalmeccanici, bancari, e sono negoziati tra i sindacati e i datori di lavoro. Fondi aperti, sono fondi di operatori privati a cui chiunque può versare contributi. Esistono ancora i vecchi piani individuali pensionistici, i PIP, che sono le polizze assicurative di accumulo. Inoltre esistono alcuni fondi pensioni preesistenti al 92 che erano fondi pensioni privati, Banca d'Italia, dirigenti delle aziende industriali, dirigenti delle aziende del terziario. Ecco, quei fondi comunque continuano a esistere e a erogare delle pensioni. I fondi investono i contributi versati con criteri stabiliti per legge e soggetti a vigilanza, possono erogare più prestazioni, non solo pensioni. Intanto il TFR se è stato versato al fondo durante il rapporto di lavoro. Possono erogare una rendita pensionistica, possono anche erogare un capitale, una sorta di integrazione del TFR alla scadenza fino al massimo del 50% della contribuzione, cioè almeno il 50% sarà pensione. Per chi sottoscrive la previdenza complementare, lo diciamo, ci tengo a dirlo per dare un'informazione corretta, bisogna capire bene le regole. Capire qual è la durata minima di contribuzione che è richiesto di versare in un certo fondo per poter avere i benefici. Non c'è una regola unica, può essere 1 anno, 5 anni. Ci sono casi in cui se uno ha versato pochi mesi non può recuperarli. Ci sono poi condizioni e tempi per richiedere le prestazioni e i rischi degli investimenti, cioè in che cosa va a investire il fondo, il che potrebbe coinvolgere anche qualche aspetto etico, e soprattutto le garanzie per i lavoratori di poi ottenere effettivamente quello per cui hanno pagato. Mi accorgo ora di non avervi detto che in basso a destra in ogni slide, ci sto muovendo sopra il mouse, c'è un lunetto che è dove trovate la scheda corrispondente nel manuale dei diritti, quindi Z.1.2. Tutte le schede della sezione pensioni hanno il codice Z, le abbiamo messe in fondo perché la pensione arriva al termine della vita lavorativa. E la domanda di pensione, ecco, è importante sapere che per ottenere una pensione occorre sempre presentare una domanda all'ente di riferimento, qualunque esso sia. Se prendiamo il caso che interessa il 95%, credo, delle situazioni, come funziona con l'INPS? Le domande ormai si fanno solo in due modi, o online con lo SPID. Non ripeto che cos'è, ci si può anche operare con deleghe, eccetera, oppure tramite un patronato che sono i servizi che sono pagati dall'INPS per fare le pratiche. Alla domanda segue poi o il rifiuto, ma speriamo di no, l'accoglimento con la comunicazione di liquidazione della pensione. Si chiama così il procedimento attraverso il quale l'ente previdenziale stabilisce che la pensione spetta e per quale importo e da quale decorrenza. È importante sapere che per le domande di pensione ci sono dei tempi di lavorazione obbligatori per legge. In generale è stabilito un termine di 30 giorni, che vale più o meno per tutte le domande di pensione di cui parleremo stasera. Per alcuni altri tipi di pratiche o pensioni particolari ci sono dei tempi diversi che possono arrivare anche a 120-180 giorni, ma c'è una tabella in cui sono stabiliti, per cui c'è un diritto dell'interessato e del cittadino di protestare se il tempo non viene rispettato, e devo dire che mi risulta che li rispettano. Successivamente ad aver ottenuto la pensione, se c'è un motivo per chiedere un ricalcolo, perché ci si accorge che ci sono dei diritti da
da rivendicare o qualunque motivazione, si fa una domanda non di pensione, ma di ricostituzione, si chiama così nel linguaggio dell'INPS, che significa un ricalcolo sulla base delle motivazioni della documentazione che viene presentata in quel momento. Partiamo con la prima pensione, che storicamente avremo già tutti in mente, che è la pensione di vecchiaia, cioè legata al raggiungimento di un'età che ormai è per uomini e donne 67 anni. C'è stato un progressivo innalzamento di quella delle donne, è stata portata alla pari di quella degli uomini. Il secondo requisito è un'anzianità contributiva minima che è 20 anni, ma nel linguaggio previdenziale viene calcolata in settimane. Un anno è composto da 52 settimane, quindi sono 1040 settimane. Questa informazione è importante, eventualmente vi capitasse, come vedremo dopo, la lettura di un estratto contributivo per capire se una persona ha maturato l'anzianità contributiva per la pensione. Quindi 67 anni, 20 anni di contribuzione, oppure i 71 anni e 3 mesi di età e 5 anni di contribuzione effettiva per chi ha iniziato a versare contributi dopo il 1996. Per gli invalidi con invalidità superiore all'80% è possibile chiedere una pensione di vecchiaia diversa da alcune pensioni specifiche che riguardano gli invalidi che vedremo alla fine. Quindi pensione di vecchiaia, ma con un'età inferiore, 60 anni per gli uomini e 55 per donne, se hanno minimo 15 anni di anzianità contributiva. Ovviamente, qualunque sconto o agevolazione per ottenere prima una pensione comporta una penalizzazione. Quindi, con 5 anni di contribuzione o 15 anni si può chiedere, ma si prenderà un importo corrispondente che è abbastanza magro. Poi ci sono, e qui non le trattiamo, alcune deroghe di età per alcuni lavori particolarmente faticosi per la pensione di vecchiaia. Poi quella che oggi si chiama pensione anticipata, che è quella che si chiama pensione di anzianità, in cui invece il requisito è primariamente contributivo, cioè si diceva una volta la pensione massima, che per gli uomini è 42 anni, 10 mesi di contribuzione, 2227 settimane. E per le donne 41 anni e 10 mesi. Questa pensione, solo per gli iscritti dal 1996, prevede almeno 64 anni di età, però è possibile chiederla anche solo con 20 anni di contribuzione, ma a condizione che la pensione che ne risulta dal calcolo sia almeno 2,8 volte l'assegno sociale, quindi praticamente per chi ha redditi molto alti. E anche qui ci sono deroghe per i lavoratori precoci, cioè che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione maturati prima dei 19 anni. Sempre in basso la scheda Z3 per la pensione anticipata. Ve lo ripeto, ma poi non è più necessario. Poi si parla di quote nelle pensioni. Attualmente vige quella che si chiama pensione quota 102. Per quota si intende un requisito che somma l'età anagrafica e l'anzianità contributiva. Per quest'anno il requisito è il possesso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022 di età anagrafica non inferiore a 64 anni e di anzianità contributiva non inferiore a 38 anni. 62 più 38 fa 100, 64 più 38 fa 102. Fino al 2021 era quota 100, 62 più 38. Quindi si è ristretta la fascia di chi può richiederla. Richiede comunque minimo 35 anni di contribuzione, quindi vedete che è molto vicina alla pensione massima. È incumulabile con redditi da lavoro. Perché lo precisiamo? Perché dalla riforma Amato le pensioni sono sempre compatibili con attività di lavoro, salvo espressa previsione di legge. E in questo caso, siccome la pensione quota 102 è un'agevolazione che permette di anticipare l'uscita dal lavoro, redditi da lavoro, eccetto per il personale sanitario impegnato per l'emergenza Covid o per chi dovesse svolgere prestazioni occasionali, ma fino a un massimo di 5.000 euro l'anno. La pensione quota 102, da chi matura i requisiti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2002, può essere chiesta anche successivamente, cioè non solo all'ultimo minuto il 31 dicembre, ma anche negli anni successivi, almeno finché verrà lasciata aperta la possibilità.
Scusate, ho qualche piccola difficoltà di visualizzazione. Poi c'è un'altra forma di uscita anticipata dal lavoro, che è il cosiddetto APE, anticipo pensionistico sociale. È stato introdotto nel 2017 e scadeva nel 2021, è stato prorogato anche per il 2022. È possibile chiedere l'anticipo pensionistico sociale alle persone che hanno 63 anni di età e contemporaneamente, in alternativa, uno dei requisiti seguenti: si trovano in stato di disoccupazione, sono impegnati nell'assistenza a un familiare disabile, oppure hanno un'invalidità di almeno il 74% o 30 anni di anzianità, oppure hanno 36 anni di anzianità e hanno svolto un lavoro usurante per almeno 7 anni negli ultimi 10 o 6 anni negli ultimi 7. I lavori usuranti non sono, come dire, valutati in maniera discrezionale, ma sono stabiliti, c'è un elenco stabilito dalla legge. Per le donne il requisito di anzianità contributiva, per esempio quei 36 anni, viene ridotto di 12 mesi per ogni figlio fino a 2 figli, quindi una donna con 2 figli può avere uno sconto di 2 anni, con 3 figli sempre 2 anni. La pensione APE Social, come si è chiamata un po' sui giornali, è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, ma solo se i relativi redditi non superano 8.000 euro annui come dipendente o parasubordinato e 4.800 euro annui come lavoratore autonomo. Un istituto interessante è l'isopensione, che non è una vera e propria pensione, ma una forma sostitutiva che ha, di accompagnamento alla pensione, introdotta dalla legge 92-2012, la legge Fornero, per regolamentare l'uscita anticipata dal lavoro, esodo, dei lavoratori anziani prossimi alla pensione, i famosi esodati. Le condizioni: bisogna essere dipendenti di un datore di lavoro con più di 15 dipendenti, deve esserci una situazione di eccedenza di personale valutata insieme dai sindacati con cui si raggiunge un accordo che viene successivamente validato dall'INPS, quindi ci sono tutta una serie di passaggi che richiedono anche tempo. Possono essere inclusi in questa uscita anticipata persone che sono fino a 7 anni di distanza dal diritto a pensione, quindi coloro che possono maturare la pensione nei 7 anni successivi. La legge prevede anche che in caso di innalzamento dei requisiti non è che alla fine del 7° anno si cade nel baratro, ma l'isopensione prosegue. L'INPS paga un importo corrispondente al trattamento di pensione teorica che sarebbe spettata alla persona, il datore di lavoro rimborsa l'INPS e continua a versare i contributi. Quindi è una prestazione di accompagnamento alla pensione. Molto interessante, perché hanno usufruito diverse situazioni in maniera abbastanza soddisfacente per tutti. Esiste anche, dal 1965 se non sbaglio, la pensione fondo casalinghe. Che cos'è? È una pensione che deriva da una contribuzione libera e volontaria, quindi non obbligatoria, però la mettiamo nel lavoro perché in qualche modo è destinata a persone senza distinzione di sesso, quindi anche i casalinghi, che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari e possono scegliere quindi di versare dei contributi. Lo possono fare le persone che si trovano in un'età dai 16 ai 65 anni, che è l'età del lavoro, che non siano titolari di un'altra pensione, non svolgano attività lavorativa soggetta a contributo obbligatoria, oppure la svolgano ma sia un part-time così irrisorio da essere insufficiente a maturare una pensione. La contribuzione minima è di €25,82, e chiaramente con una contribuzione di 300 euro l'anno si matura una pensione ridicola, quindi chi decide di farlo di solito versa di più. Può dare la pensione di vecchiaia, che abbiamo visto prima, e la pensione di inabilità, che è una pensione particolare che vedremo dopo, sempre calcolate col metodo contributivo, come abbiamo detto, quindi in proporzione ai contributi versati, e non reversibili, come si dice, cioè non può essere proseguita l'erogazione ai superstiti. Che cos'è la pensione di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità? Invece non sono indennità per gli invalidi, la pensione di invalidità, ma sono pensioni per chi ha lavorato
quindi sono prestazioni pensionistiche contributive, possono chiederle tutti i lavoratori soggetti a contribuzione INPS. La pensione di inabilità prevede come requisito la permanente totale incapacità di svolgere un'attività lavorativa, che è una cosa diversa dall'invalidità del 100%. È una qualità in più che viene valutata dalla commissione medica. I requisiti per poter chiedere la pensione di inabilità sono almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla condizione di incapacità totale, non si può più svolgere nessun tipo di attività lavorativa, non si può percepire nessun trattamento di disoccupazione o integrativo della retribuzione, non si può avere un reddito personale annuo superiore a 16.982 euro. La prestazione che viene calcolata col calcolo contributivo per 13 mensilità ha però in questo caso un importo minimo, cioè anche se i contributi fossero irrisori, c'è un importo minimo di 287 euro. Ripeto, è una pensione da lavoro. L'assegno di inabilità è una situazione un po' diversa, perché è per la persona che ha, a causa di infermità fisico-mentale, la capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo. Quindi sostanzialmente ha un'invalidità almeno del 67% e non può svolgere attività lavorativa, e cioè può svolgere attività lavorativa, scusate, diversamente dalla pensione di inabilità, infatti questa è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa. In più, rispetto alla pensione di inabilità, sono computabili anche i contributi versati all'estero, vedremo poi come. È una prestazione inizialmente temporanea con validità triennale che dopo 3 rinnovi diventa permanente e, se si raggiunge l'età 67 anni, viene convertita in pensione di vecchiaia, quindi senza più il requisito dell'infermità. Abbiamo già parlato di pensione di prestiti. Che cosa si intende? È la pensione che viene liquidata in caso di decesso di un pensionato, e in questo caso si parla di pensione di reversibilità, oppure di un assicurato che non è ancora andato in pensione ma ne ha maturato i requisiti di età e di contribuzione. Quindi è un fatto di giustizia, l'ente previdenziale non è che in quel caso, come dire, ha vinto la lotteria e può trattenersi i contributi e si risparmia la pensione, ma la paga i superstiti e si chiama pensione indiretta. Viene riconosciuta ai familiari, il coniuge, anche il divorziato titolare di diritto a mantenimento e anche l'unito civilmente per le unioni civili, i figli minori, i figli a carico maggiorenni, studenti fino a 21 anni e 26 universitari, i figli a carico inabili, cioè assolutamente incapaci di svolgere attività lavorativa, o in assenza di coniuge e figli anche ad altri persone che possono essere a carico del deceduto, genitori, fratelli o sorelle. Spetta una percentuale a seconda del rapporto di parentela e del numero di soggetti. Vi dirò solo che per il coniuge è il 60%, ma poi ci sono tutta una serie di se, per cui non entriamo adesso nello stabilire la percentuale, se ci sono figli minori, se ci sono figli disabili, se c'è un coniuge precedente divorziato titolare di assegno, se diventerebbe, insomma, ci voleva una tabella enorme. Però sappiamo che è una percentuale ed è cumulabile con i redditi del beneficiario, cioè viene riconosciuta per esempio al coniuge superstite anche se ha propri redditi, però c'è una riduzione progressiva, anche qui c'è un meccanismo di calcolo per cui dal 60 può scendere fino al 40%. Questa non viene riconosciuta automaticamente come le altre a domanda. Quindi bisogna attivarsi subito, purtroppo, anche in certe circostanze, per rivendicare questo diritto. A proposito di come si accerta il diritto alla pensione, c'è uno strumento che si chiama estratto contributivo, o ECO, lo chiamano sul sito INPS, che si ottiene a vista online, appunto con lo SPID, in qualunque momento si può scaricare e vedere. Settimane contribuite e retribuzioni imponibili, anno per anno, gestione come lavoratori dipendenti privati, magari un'altra se c'è un periodo come lavoratori dipendenti pubblici, un'altra per contributi artigiani e commercianti. L'ECO però non ha valore definitivo, cioè potrebbero esserci degli errori, è indicativo.
Quello che invece ha valore definitivo è l'EcoCert o estratto certificativo, che non so perché si chiama EcoBar a parte per i marittimi, che viene richiesto sempre online, ma non viene rilasciato a vista. Viene rilasciato dopo una verifica e dopo che gli operatori dell'INPS sono andati a verificare eventuali richieste di riconoscimento di pregressi. È importante perché ha valore certificativo del diritto a pensione. Quindi quando dice che una persona ha maturato 4.000 settimane, quelle sono vere per la maturazione del diritto a pensione. E può essere una mossa importante farlo in situazioni particolari che capitano di incertezza, soprattutto per i periodi lavorati quando l'informatica non era così avanzata e ci sono state parecchie perdite o problemi. Si parla anche di contributi figurativi, contributi da riscatto e contributi volontari. I contributi figurativi possono comparire negli estratti contributivi che abbiamo visto prima, sono contributi accreditati senza effettivo pagamento per coprire periodi in cui il lavoratore era impossibilitato a prestare lavoro. Che significa? Un periodo non lavorato in cui non si è percepita la retribuzione, in cui il datore di lavoro non ha versato contributi, che però viene considerato a tutti gli effetti di anzianità e di contributi per la maturazione della pensione, senza onere per il lavoratore. I contributi figurativi possono essere d'ufficio, ad esempio quelli che si maturano quando si è in cassa integrazione o in disoccupazione, oppure a domanda, ad esempio il riconoscimento del servizio di leva. Poi ci sono i contributi da riscatto. Servono a coprire alcuni periodi espressamente previsti dalla legge, non coperti da contribuzione in cui la persona non ha nemmeno lavorato. Ad esempio il periodo degli studi universitari. Questa però è una facoltà ed è a carico del richiedente il costo. Anche parziale, se una persona ha cominciato a lavorare durante l'università, può coprire solo il periodo non coperto, riscattandolo. Infine i contributi volontari. Sono i contributi che il lavoratore può versare nei periodi in cui sospende l'attività lavorativa. È importante però sapere che non si possono versare contributi per coprire i periodi pregressi, cioè mi accorgo che un anno scoperto nel 1980 e oggi decido di coprirlo. Questo non è possibile con i contributi volontari. Si possono solo coprire, come per qualsiasi altro contributo, contributi correnti. Rimango disoccupato dal 31 dicembre, so che non sarò occupato per un anno e mezzo, però mi servono per maturare la pensione, magari dedico la liquidazione al versamento di contributi volontari. Un'altra cosa importante da sapere che può capitare è che la persona abbia versato contribuzioni in diverse gestioni o casse, e quindi ci sono dei termini che spesso sono usati in maniera inappropriata o come sinonimi. Allora, la cosa generalmente possibile oggi per tutte le contribuzioni versate in diverse gestioni o casse è quella che si chiama totalizzazione oppure a volte cumulo, ma non c'è una differenza sostanziale. Quindi contributi versati in diverse gestioni INPS o altre casse si sommano sia i versamenti contributivi che le settimane di contribuzione per la maturazione del diritto. I contributi restano nella cassa o nell'INPS dove sono stati versati, quindi non vengono trasferiti. Se una persona nella sua carriera lavorativa ha versato almeno in due, ma può essere anche in 5 o 6 casse, ed è completamente gratuita, ma la liquidazione è differita di 18 mesi rispetto alla domanda e non è consentita a chi è già titolare di una pensione. La ricongiunzione è una cosa diversa, perché si può fare in qualsiasi momento chiedendo, se uno ha contribuzioni versate in due o più enti, di trasferire tutti i contributi dove pensa che la liquidazione della pensione sarà più conveniente. Però questa si paga e di solito si paga in maniera molto cara, quindi si può chiedere un preventivo, diciamo così, e valutare l'eventuale convenienza. Un'altra cosa che è possibile chiedere è il supplemento di pensione, che però è una cosa diversa. Come abbiamo detto, un pensionato può continuare a svolgere attività di lavoro. Se versa i contributi dopo che è già titolare di pensione, periodicamente, qua ci sono delle norme, ogni 2 anni, ogni 3 anni, ogni 5 anni, a seconda della situazione, può chiedere l'incremento della pensione con i contributi che ha continuato a versare
dopo essere andato in pensione. Questo si chiama supplemento o pensione supplementare. Un cenno sulle pensioni internazionali, cioè degli italiani che lavorano all'estero, degli stranieri che lavorano in Italia. Fondamentalmente per gli italiani che hanno lavorato un certo numero di anni all'estero sono possibili tre scenari. Se si tratta di stati dell'Unione Europea, di stati non comunitari convenzionati o di stati non comunitari e non convenzionali. Negli stati dell'Unione Europea si parla di totalizzazione comunitaria, è quella cumulo di cui abbiamo parlato prima. Ogni stato paga la pensione liquidata secondo le proprie regole, ma valgono ai fini dei requisiti anche gli anni versati negli altri. Per cui una persona prenderà la pensione perché ha comunque in totale, sparsi in vari paesi, 40 anni di contribuzione, ogni Stato paga la sua parte. Gli Stati non comunitari convenzionati valgono le regole stabilite nelle rispettive convenzioni bilaterali, è quella appunto sulla destra, non sono poi tanti gli Stati con cui ci sono convenzioni bilaterali. Se invece una persona ha lavorato in stati non comunitari, non convenzionati, in ogni stato matura il diritto a pensione secondo le regole nello stesso vigenti, ma può chiedere il riscatto a titolo oneroso al fine della maturazione della pensione in Italia. Cioè, se vuole che anche in Italia vengano considerati 5 anni che ha lavorato in Svizzera, può fare in questo caso un riscatto a titolo oneroso. Per gli stranieri in Italia, salvo dire che valgono se sono comunitari o di paesi convenzionati, reciprocamente le stesse regole che abbiamo detto prima per gli italiani. E in caso di rimpatrio di cittadini di stati non convenzionati che abbiano svolto attività lavorativa in Italia, la legge prevede il riconoscimento della pensione di vecchiaia per età senza requisito contributivo minimo di 20 anni. Quindi, se una persona ha lavorato 12 anni in Italia e rimpatria nel suo paese, al raggiungimento dei 67 anni potrà chiedere la liquidazione della pensione di vecchiaia per i contributi versati. Gli stagionali, sempre per legge, hanno diritto a chiedere il trasferimento all'estero dei contributi versati in Italia per i periodi di lavoro stagionale. E io ho finito, Grazie quindi vi ringrazio Massimo. per l'attenzione. Allora, noi speriamo che tu abbia un bicchiere d'acqua per asciugarti un po' la bocca, perché qui le domande sono già presenti e possiamo iniziare. Dovresti uscire dalla condivisione dello Eh schermo sì, eccolo qua, e poi interrompi soprattutto condivisione. togliere un attimo l'audio e riprendiamo fra 30 secondi con te. Allora, regole di ingaggio, ho già delle domande scritte. Prima che comincio a riferirle al relatore per dargli la possibilità di rispondere, ricordo che potete anche intervenire parlando di persona cliccando al centro verso destra in basso, c'è scritto reazioni. Se cliccate lì c'è la possibilità di premere sempre con il mouse dove c'è scritto alza la mano e io vi vedo e do la parola. Allora, cominciamo con le domande. Massimo, alcune cose tu hai già risposto, però ti vengono richieste, allora magari in modo chirurgico, dove hai già risposto, ripeti la risposta in maniera veloce. Roberta intanto ci chiede, e questa è una novità di domanda, la pensione di inabilità. È subordinata al riconoscimento di inabilità da parte di una commissione specifica? Esattamente sì, non basta l'invalidità del 100% perché l'invalidità misura solo una riduzione di capacità lavorativa rispetto a una persona sana di pari età. L'inabilità è la incapacità assoluta per motivi psichici o fisici di svolgere qualsiasi attività lavorativa, quindi è un esame medico a parte e successivo. Grazie. Mentre chiedo ad Alberto De Gaetano di attaccare il video, di attivare il video, ti faccio rispondere, si prepari ad intervenire tra poco. Roberta ci chiede invece: si possono cumulare i contributi da lavoro dipendente? E questa è una di quelle a cui hai già risposto. Con quelli in gestione separata? Se sì, l'operazione a titolo oneroso o gratuito, cumulare contributi da lavoro Sì. dipendente con quelli in gestione separata? Sì, si possono totalizzare o cumulare, l'operazione è gratuita. Aggiungo l'informazione che però se i contributi versati in gestione separata sono inferiori al minimale di reddito annuo,
varranno per un numero di mesi proporzionale e non per l'anno intero, quindi ci può essere una riduzione. Benissimo, allora do la parola ad Alberto che ha chiesto di intervenire. Non sentiamo. No. Mi senti? Alberto, devi riattivare l'audio. Toccare una volta. Mi sentite? Sì. Adesso sì. Mi sentite? Sì. Ok. Volevo chiedere questo, tu non hai parlato della pensione sociale. No, cioè perché pensione... è un assegno socio-assistenziale. Ok. Quindi ne parleremo la prossima volta, però se hai una domanda... No, la domanda che è una curiosità, ma è un caso che è venuto a mia conoscenza. Parliamo di stranieri che stanno in Italia per un certo numero di anni, che lavorano più o meno a nero e non hanno contribuzione sufficiente, che però raggiungono l'età per avere la pensione sociale e acquisiscono la pensione sociale. Dopodiché sì, rimpatriano nella loro terra d'origine, insomma. Allora, volevo avere conferma che in questo caso la persona può acquisire la pensione sociale avendo i requisiti, ovviamente, dopodiché se ne ritorna in patria e continua a poter percepire la pensione sociale che gli verrà riconosciuta dove vorrà in patria, su un conto corrente, quello che sia, insomma, ecco. Non sono sicuro perché era stato introdotto un requisito di residenza, però lo devo verificare e ne parliamo nella prossima occasione. Perché è un caso che so che si può presentare, allora mi piaceva sapere un po' quali erano le regole vigenti. Grazie. Ecco Alberto, per te vale la regola che non abbiamo potuto riferire perché è saltata la presentazione della introduzione metodologica all'inizio di questa sessione, cioè chiunque voglia fare domande o chiedere ulteriori precisazioni, spiegazioni, puntualizzazioni, può farlo scrivendo all'indirizzo mail centrostudi@caritasroma.it, lo ripeto, centrostudi@caritasroma.it, noi inoltreremo la mail o la domanda al relatore interessato e avrete la risposta quanto prima. Si prepari ad intervenire Claudio, ma c'è prima una domanda, Massimo, ho un caso da Margherita. Ho un caso di un lavoratore che ha versato 10 anni, dal 1978 al 1988. Mi chiedeva, ma si possono in qualche modo recuperare? Al momento no. Al momento no. Potrà chiedere la pensione di vecchiaia e in cui, cioè non può chiedere la pensione anticipata, quindi gli verranno considerati quando ha l'età per la pensione di vecchiaia, intendo in questo senso la domanda, cioè se il dubbio era se prenderà la pensione di vecchiaia, sì, la prenderà con quei 10 anni di contribuzione, al compimento però dei 71 anni e non dei 67. Posso permettermi di aggiungere che comunque i contributi versati vengono contabilizzati al saldo finale, cioè sulla base di quello che nel momento in cui devi andare in pensione avrai già versato, quindi la domanda tecnica è: non li ha persi, stanno là, sono versati, varranno insieme a quegli altri che avrà versato pro tempore medio successivamente al 1988. Da soli dovrebbe aggiungere solo quello che Massimo ha detto ora, quindi sì, non sono persi, il verbo recuperare non è appropriato, ma esistono e vengono contabilizzati insieme agli altri. Ecco, con l'occasione capiamo che i contributi non possono essere recuperati nel senso di rimborsati in nessun caso, perché è una gestione pubblica. Sì, non esiste rimborso, esiste recupero. Claudio, a te la parola. Hai tolto il microfono. Ora va bene. Sei Claudio, vai. Allora, due chiarimento veloce e una domanda. Il chiarimento veloce è: la pensione ai superstiti è riconosciuta al coniuge fino a un massimo del 60%? Sì. E ai figli fino a 26 anni se studenti universitari? E 21 se studenti universitari. Invece l'altra cosa è: a un certo punto si è vista una scheda opzione donna che è passata in mezzo e non se ne è parlato. Ah, l'ho saltata? Eh sì.
Non me ne sono accorto, perdonatemi. Allora, adesso L'ho finite le scritta domande. con una questione proprio sul tuo, al tuo indirizzato a te, ma evidentemente non, parlando non l'hai vista. È vero. Adesso, poi la recupero, allora, magari alla fine delle domande. Allora, magari te la annoti per la fine. Domenico ti chiede, i contributi figurativi si possono avere anche per casi di per esodo, casi di malattia invalidante che in caso di acuzie. Oddio, qui è un po' complicato. Allora, Domenico, magari se intervieni personalmente la dici meglio questa domanda. Se ci sei, puoi parlare in diretta. Non lo so, non ti vedo. Comunque provo a interpretare la domanda. Sì. Se la malattia avviene dentro un rapporto di lavoro, la malattia è coperta da contribuzione perché il datore di lavoro continua a tenere la persona in forza per almeno 180 giorni l'anno di malattia, il cosiddetto periodo di comporto di malattia, in qualche caso anche di più, perché per esempio per i malati oncologici la malattia non ha il periodo di comporto. Se invece la malattia accade al di fuori di un rapporto di lavoro, cioè per la persona disoccupata o che non sta lavorando, no, non si può versare, non si può chiedere l'accredito di contributi figurativi, si potrebbero al limite versare i contributi volontari. Massimo Fabiola ti chiede, chi percepisce pensione INAIL può usufruire anche della pensione di vecchiaia? Sì, certo, però ne parliamo la prossima volta perché la pensione INAIL è un assegno di tipo infortunistico, per questo non l'abbiamo compreso qui. Quindi c'è una rendita per l'infortunio, ma poi se uno continua a lavorare o comunque ha lavorato già 25 anni, quando arriva all'età prenderà anche la pensione di vecchiaia. Ok, alla domanda di Gaetano, tra un po' farò rispondere direttamente Alberto, mentre invece proseguiamo ora sulle pensioni. Vera ti chiede, la persona addetta come aiuto alla persona, quindi soggetto che opera all'interno di una struttura familiare, può contattarmi? Ah no, non è una domanda a te, ma è una domanda rivolta a Fabiola Renzi, scusate. Sì, avevo detto di contattare la persona, ma non l'ha fatto. Ok, allora se puoi mandare la slide su opzione donna, ti sarebbe Ma grato. certo, eccola qua. Scusatemi, ma mi è proprio saltata senza. Adesso però non è. Ci arrivo, Allora, la pensione donna che è stata introdotta sperimentalmente per il 2021, quindi per il momento è appesa alla maturazione avvenuta entro il 31 dicembre 2021, non si sa se verrà riallargata al 2022, è una pensione chiaramente destinata alle persone di sesso femminile che prevede un requisito congiunto di età e contributivo, cioè lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2021 un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, quindi di almeno 35 anni, un'età anagrafica di 58 anni per le lavoratrici dipendenti e 59 anni per le lavoratrici autonome. Abbiamo detto minimo 35 anni di contribuzione effettiva ed incumulabile con i redditi da lavoro dipendenti, quindi un'altra forma di uscita anticipata prevista per donne che hanno avuto un inizio della contribuzione abbastanza precoce, perché dovevano avere almeno 23 anni e hanno avuto una continuità contributiva per almeno 35 anni. Grazie Massimo, se puoi togliere la condivisione, allora chiederei ad Alberto, intanto chiederei a Fabiola Renzi di contattare sulla chat direttamente Vera Di Pietro, per favore, mentre invece Alberto c'è una domanda di Gaetano che ti chiede, mi sembri la persona più appropriata per rispondere, se con la chiusura del fondo Gesù Divin Lavoratore sono adesso disponibili soluzioni analoghe messe a disposizione da Caritas o da altri, dove si può avere un sostegno economico tipo misura 1 mentre si esegue un progetto oppure tipo misura 2. Allora, chiedo se c'è Giuliana o qualcuno dell'area comunità e territorio che vuole intervenire perché lo stanno curando loro, però continua a esistere, non ha mai smesso di funzionare quello che era il fondo famiglia, che può in parte svolgere due funzioni,
La misura 2 è stata sostituita e verrà presentata proprio con un corso a tutti gli operatori, inizierà la settimana prossima, con quello che chiamiamo Officina delle Opportunità. È un nuovo progetto che va a sviluppare proprio le azioni che erano state che erano iniziate con quella che era la misura 2 del fondo. Quindi esistono questi due strumenti. E il fondo famiglia, troverete tutte le indicazioni sul sito in home page www.caritasroma.it. In basso troverete tutte le varie opportunità dell'accoglienza e tra queste c'è anche quella del fondo famiglia, e presto presenteremo, dopo aver svolto il corso della prossima settimana, presenteremo anche quello che è l'Officina delle Opportunità. Se c'è Giuliana o perché erano l'altra volta c'erano, o qualcun altro dell'ufficio, scriva in chat. Antonella Costo, hai risposto perfettamente, Alberto, relativo all'Officina delle Opportunità. Volevo rispondere a Gaetano, ma è stato risposto in maniera esaustiva. Perfetto. Ok, Giuliana, se vuoi ulteriormente precisare. Non mi attiva l'audio? Ecco. Anche perché io sono quello che in Caritas conosce tutto, ma conosce solo i titoli, perché mi bastano le 10 righe per fare i comunicati e le pagine web. Adesso per approfondire c'è Giuliana. No, vabbè, Alberto ha detto giustamente, sta partendo per quanto riguarda la misura 2, il progetto di Officina delle Opportunità, che è stato, che la settimana prossima prevede gli incontri di formazione per i PTA e per i referenti di prefettura, per poi essere operativo, suppongo, intorno a fine marzo. Riguardo invece alla parte della misura 1, quindi ai contributi diretti al reddito, al momento non ne sono presenti. C'è sicuramente la possibilità di accedere per, diciamo così, arrivare alla risoluzione di particolari situazioni di difficoltà al fondo famiglia, come ci diceva Alberto prima, con la particolarità di fare sempre, diciamo così, un percorso progettuale insieme alle persone. Se ci sono delle necessità particolari, sentiamoci su questo con l'area comunità e territorio e proveremo magari a capire insieme quali sono le strade attivabili. Come sapete, anche la misura dell'anticrisi in questa fase è terminata, quindi erogazioni dirette economiche in questo momento non ce ne sono, confermo. Grazie, grazie Giuliano, intervento prezioso, chirurgico e puntuale come sempre. Allora Massimo, Domenico ti chiede: persona con disabilità al 100%, non ha 5 anni di contributi, può usufruire di una forma pensionistica anche dopo i 71 anni di età? No. Se non hai 5 anni di contributi, al momento no. Bene, Redmi Note chiede: una persona malata oncologica dopo 180 giorni di malattia può essere licenziato oppure mantiene il posto senza stipendio? No, mantiene il posto e continua a prendere l'indennità di malattia, non senza stipendio. L'indennità di malattia, secondo le norme ordinarie dell'indennità di malattia, che può essere o l'80% o 67% a carico dell'INPS e anche con un'integrazione del datore di lavoro. Gli oncologici sono protetti insieme a coloro che hanno subito trapianti da una legge particolare che prevede la possibilità di superamento dei 180 giorni. Poi anche lì ci sono alcuni casi particolari. Bravo, questa domanda era collegata alla tua affermazione sul periodo di comporto, per cui andava spiegato quello che hai detto, che c'è una norma speciale per queste patologie. Sì. Ok, io non ho né richieste di intervento né altre domande scritte. C'è ancora qualcuno che vuole intervenire o vuole scrivere? No? Allora, Alberto e Massimo, a voi.